Sì, Niccolò e Matilde stanno giocando in salotto. E non sanno niente di quello che avete letto sul titolo di questo video. Andiamo a dirglielo. Ragazzi, io per questa sorpresa di oggi mi siederei sul divano, eh. Eccomi. Uno. Faticosissimo. Due. Bene, adesso che ci siete, che entri il primo indizio della sorpresa di oggi. Una valigia. Una valigia, sì, Mati. Altre valigie. Proviamo ad aprirla. Non c'è niente. Non c'è niente. Io mi siederei per il secondo indizio, allora. Sì, aspetta, sì. Sembra come andare in vacanza. Allora, terzo indizio. Ta-da! Una bandiera. Che bandiera, Li vedo indecisi. Che serve al quarto indizio? Forse. Sì, forse il quarto indizio ci aiuta. Il quarto indizio? Ah, ho capito che bandiera è. E quindi dove si va? Legoland! Sì, Legoland! Partiamo tra 5 ore, ragazzi, siete pronti? Tra 5 ore in aeroporto, ma tra 3 ore da casa. Ma secondo te hanno realizzato? Avete realizzato? Sì, attraversare un nuvolo Lego carine. E vai, andiamo a Legoland! È sconvolta! Andiamo a Legoland! Facciamo le valigie! È il re delle scimmie. Ha anche la corona. C'è un pappagallo. Come un pappagallo? Dove l'hai visto? Davanti a te. È vero. È lassù un pappagallo esploratore, ragazzi. No, guarda. Ma cosa sono questi? È un gioco? No, ci sono i cubi. Ma questi devono essere i vostri letti, ragazzi. C'è un Lego video? E chi dorme col serpente? Niki, tu quello? Sì. C'è un serpente Lego là sopra, è vero. Non ci credo. Guarda, qua dietro ci sono altri due letti. Ah, si possono tirare. Sì, ma non ci servono. Culo, attenzione. Cosa c'è? E il cappello di Indiana Jones. In bagno? Di bellule. Wow, insetti. Guardate il tesoro. Nessuno, Ale, conosce la combinazione, neanche noi. Guardate i reperti collezionati in tante missioni. C'è la coppa, tipo il Graal, il candelabro, il piatto. Ma che forza. Guarda che bello, andiamo sulla giungla. È vero, sì. Dimmi che c'è una saracinesca nella giungla. Oh mamma! Cosa c'è? Chi c'è? La regina, quello che voglio. E là c'è un ragno. Ale, dormi tu da quella parte? Sì. Io non dormo dalla parte del ragno. Ma no, ci sono una farfalla! Guardate, una farfalla! Una farfalla? Vero? Sì, lassù! Dormire qua sarà una vera e propria esplorazione. C'è anche una mappa. Ma voi non avete visto niente? No? A forma di animale, cioè vero. La pelle di tigre finta. Scusate, ma devo vedere il bagno meglio. Oh mamma, cosa c'è? Gli specchi esploratori. No, io vado nella femmina. È bellissimo, vi potete specchiare. Guardate. La doccia d'oro. No, bellissima. Dimmi che il sapone è fatto di mattoncini. Come? Voglio, no, voglio prepararmi, ragazzi. Non guardare. Ma questa l'avete vista? Che cos'è? Una tarantola? Sì. Bene, ragazzi, adesso ci sistemiamo. Cena. Nanna. E domani? Si verte! Iniziamo con la Lego House. Va bene, ragazzi? Sì. Ce l'ho fatta, ragazzi. Dopo 4 anni di essere stato qua all'inaugurazione della Lego House, vi ho portato la Lego House! Sì, evviva! Noi ti mostreremo una cosa che tu non hai visto. E cos'è che non ho visto? Lassù! È vero, non sono stato sugli scaloni, perché il tetto della Lego House quella volta non era ancora accessibile ed è un grande parco giochi su cui divertirsi. Andiamo! Io faccio gli scaloni! Sono grandissimi! Vediamoci, Niki, tu di là! Sono morbidosi, tutti antiscivolo! Ma come? Sono già su? Ale, forza! Ritmo, ritmo! Saliamo! Ginnastica! Ma cosa c'è? Un grande sommergibile? Oh, attenzione, avete visto che c'è una piovra gigante dietro di voi? Oh, oh. Ho studiato la Lego House Lego che abbiamo a casa. Ci sono le zone, la zona blu, la zona rossa, la gialla e la zona verde. Ok. Le esploreremo tutte, ragazzi. Chi c'è qua dentro? Ciao. Ciao, Mati.
Ci sto anche io. Cosa non si fa per fuggire dalle terribili piovra? Papà! Dove siete, ragazzi? Qua, ragazzo! Ma come sei in cima al sommergibile? Dove andiamo adesso, capitano? Andiamo nella prossima base. Bene, si sale ancora. Mati, Marco, giochi? Io non so se salirei qui. Qui c'è addirittura lui. Lo squalo. Voglio andare subito a fare surf. Questa è la mia tavola. Vai Ale, com'è il vento oggi? Vai. Allarga le braccia. Senti il vento. Vai. Surf in the Lego house. Io sono il dentista delle squali. Lui mi conosce. Vengo sempre qua a pulire i denti, mi conosce. Vai, pulisci, pulisci, Matti. Fatto. Già pulito? Questo squalo è fortunatissimo. Guardate dove sono. Sei sul faro. Guarda, io volevo andare a cercare il tesoro, ma se lo sono già preso tutto. Andiamo all'area rossa. Via, di corsa. Qua ci sono delle altalene stranissime. Cos'è questo? Ah, è un cammello gigante. Cavalca un cammello. Sì, cavalca. Senti, ma c'è un esploratore che sta dormendo. Esploratore, ti aspetta un'altalena in cima alla Lego House. E ora andiamo alla prossima stanza. Salto. Il razzo spaziale. Andiamo. Il razzo spaziale. Mongolfiera. Il razzo. Fammi vedere. Oh, vedete che l'area gialla era bella. Che cos'è? Wow! È una specie di labirinto in cui bisogna entrare. Bello! Atterra! Tocca la più piccola! Viaggio spaziale! Vai, Mati! Guarda, papà, ti piace questa? Questa mi piace, Mati. Questa sì che è area gialla, ragazzi. Ale fa le foto. Io la disturbo, entro dentro. E quei due? La trappola mortale! Cosa c'è là dentro? C'è la trappola mortale, cosa guarda, vuol dire? Guarda, ci sono anche le corde. Attenta, Mati, che se ne tocchi una è finita. Esplode la mongolfiera. Riusciranno ad uscire i nostri eroi? Ovvio, sono uscita io. Grande! La foresta labirintica di grano. Io potrei anche... Ah, mi sono incastrato. Ale, liberami. Dove sei? Sono in mezzo alla foresta di grano. Grazie, aiutami. Guarda, mi ha sbloccato. Prendimi se cado. Prendetelo. Mati, fai le mani a cucchiaino per prenderlo. Non per lanciarlo. Grande, dai che sei arrivato in cima. Paura. Oh, sì, una vera distesa di scale gialle. Sì, andiamo a visitare la Lego House. Al mini chef si ordina solo attraverso i mattoncini, perché gli chef, essendo robotini, sono quelli là in fondo, ragazzi, solo il linguaggio Lego. Esatto, solo il linguaggio mattoncino. Per fortuna, ogni mattoncino che era contenuto in questo sacchettino è abbinato a una portata. Io
io. Allora, io prendo le lasagne, che vuol dire questo pezzetto qua. È vero. Dopo io prendo... La frutta. La frutta, cioè... Allora, cioè... Frutta, pomodoro, mozzarella. Sì. Che è questo pezzo qua. E cipolla, ma la tolgo. Va bene. Dopo questo era... Le patate fritte. Sì, ma ci sta la salsa perché è di tartufo. Sì, è vero, non ci piace. E questo qua è il pezzo speciale. Solo per i bimbi. È vero, noi abbiamo il pezzo nero con le cose pesanti. E loro invece hanno il pezzo giallo, sono fortunati. Io, ragazzi, ho costruito con il mio menù una bella casetta, vi piace? Molto carina. Grazie, tu cosa hai fatto? Serpentello. Fai vedere? Aspetta, intanto fai con Nicky. Adesso vediamo, Nicky, facci vedere. Io uno scarpone. Ti mangio uno scarpone? Identico. Uguale. Anch'io, papà, la stessa tua cosa. No, invece a me è un grattacielo, vedi che è più alto? È vero, è più alto. Dopo si attacca qua. Lo mettiamo dentro al nostro menu. È arrivato lo chef. Ciao. Ciao, chef. Inserisci. No, che forza. È bellissimo, si è alzata la serranda. Si mette all'opera. Ecco, Nicky, è il tuo? Sì. Sì, è lo scarpone. Ed è confermato che c'è un regalino, sì. Ok. Loop, l'ha aspirato. E due. Loop dentro. Loop. E tre, guarda come striscia dentro il serpente. Eccolo. Dopo, papà, visto che Nicky l'ha messo la mamma, io te lo metto a te. Grazie, Mati. È confermato? Sì. Aspirato. La casetta. Grazie. Grazie a te. Brava. Il lettore. Inserisci. Allora, controlliamo che siano le cose giuste. Sì. Sì, è perfetto. Sì. Sento tutto. Dove va? Ciao ragazzi. Ah, sta passando il nostro ordine alla cucina. Stanno cucinando. Stanno cucinando le nostre cose. Ma ti ha preso fuoco il cappello. Cosa? Questo pomodori di Mati. Ah, hai ragione. Le lasagne. Ma davvero stanno preparando il nostro? Assolutamente sì, Mati. In realtà gli è arrivato l'ordine, ecco, adesso. Sono proprio i nostri. Controlliamo, controlliamo. Avanti, avanti. Ecco gli ingredienti, sono proprio i nostri. E poi abbiamo ordinato anche le bibite. Quelle ce le porterà un cameriere umano. Ci sono anche i camerieri umani qua? Evidentemente. Eh sì. Loro sono gli chef, ragazzi. Stanno cantando e ci consegneranno i piatti. Guarda, i ingranaggi sono Lego. Non ci credo. Sono Lego, ragazzi, crediamoci. È partito il nostro pacco giallo. Tavolo 10 pronto. È giallo? Sì, adoro. Andiamo dai nostri amici robot, forza. Verde. Verde? Verde. Verde ancora? Da là si vedono le box Lego che arrivano. Fanno tutta questa strada. Giallo. Con i nostri? E vai. Giallo. Non è che si distraggono ballando e non ci danno i nostri vassoi? Io spero di no, Ale. Capri, c'è anche il nostro pallino. Dai, il prossimo è il nostro. Sto arrivando. Dai, eccolo, eccolo. Io. Tavolo 10. Ecco che avanza. Ma la cosa incredibile è che ce lo spinge proprio lui. Eccolo. Guarda, c'è la formina sopra dell'ordine. Il mio, questo. È il serpente, è vero. Ecco, è tuo. Questo è lo scarpone. Scarpone in arrivo per Nicky. Oh. Però guarda, mamma, anche se non lo prendi. Sì, sì. Oh, si ferma? Oh, perfetto. Questo è il mio. È il mio, allora. Direi di sì. È arrivato. Eccolo. Grazie. Ciao. Grazie, chef. Apertura quadrupla. C'è anche il secondo piano. Secondo piano? C'è anche il terzo. No, magari. Ah, ci sono altri mattoncini. Si costruisce... Aspetta, aspetta. C'è la sorpresa. Cosa avete, lo chef? No, che bello. Nicky, ti prendo una patatina. Spero che ti piaccia. Oh, grazie. Ah, era lo chef a dirmelo. Ciao, chef. Non c'è le lasagne. Come sono? Mattoncine? Buonine. Adesso noi pranziamo, ragazzi, e poi continuiamo la visita alla Lego House.
Come si dorme nella nostra magica stanza? Benissimo! C'è qualcuno che si è innamorato della sua cuccia. Bellissima, vero? Sì, è l'ora di fare la tappa che facciamo oggi, Legoland. Si va finalmente alla tappa, ragazzi. L'attesa, la mappa. Dobbiamo andare! Dove dobbiamo andare? A Legoland! Ah, ok, pensavo si fosse spento il microfono di mattoncini, ragazzi. Fatto con i mattoncini del nostro pranzo di ieri. Noi adesso siamo qui all'hotel Legoland e questo passaggio ci porterà dentro il parco. E non vedo l'ora di fare quello dei pompieri, dopo quello... dei tronchi. E dopo gli altri vedrò. Io voglio fare ninja col tronco e pompieri. C'è un mondo intero dedicato ai Ninjago. C'è un negozio solo dei Ninjago. Oh oh, pericolo negoziale. Dovete... Io tutto non vedo l'ora di fare. Magari qualche spettacolo anche. Dovete fermarmi perché qua c'è anche il negozio di vestiti Lego. E novità solo di quest'anno, cioè di quest'anno in poi, Lego Movie World, delle giostre dedicate ai mitici film. Solo se avete una cosa almeno Lego, quindi papà devi metterti almeno il braccialetto. Non serve per fortuna, ragazzi, avere almeno una cosa Lego, ma noi la indossiamo. Io non lo metto perché mi immagino che vado sulle montagne russe e mi vedo i pezzi che mi passano così. Ma è sceneggiatura o il mio braccialetto? Non indossate i mantoncini mentre andate sulle giostre, ragazzi. E poi ovviamente ci sono i ristoranti a tema. Non ci perderemo assolutamente niente con l'utilizzo dell'applicazione Legoland che ci permetterà di andare a... Legoland! Giusto! Adesso corriamo a Legoland! Vai! Momento dei consigli di viaggio, Davide. Grazie. E il mio consiglio è quello di stare a Legoland almeno 2 giorni, perché c'è gente, perché è molto bello, e quindi per visitare tutte le giostre che vi piacciono, non perdervi niente, 2 giorni sono l'ideale. Il mio consiglio è quello di vestirvi a strati, tanti strati. A cipolla. Sì, così potete spogliarvi, rivestirvi, perché qua il tempo cambia velocissimamente, pioggia, sole, pioggia, vento e fa freddino. È agosto, ci sono 15 gradi e c'è il prossimo intervistato. Il mio consiglio è di fare le giostre più affollate verso la chiusura del parco, perché va via qualche persona e si liberano un sacco di posti. E infine il consiglio di Matilde. Grazie. Allora, vi consiglio di andare a Legoland. Se andate dove andiamo noi, ve lo consiglio perché sono molto buoni gli hot dog e lo zucchero filato e i popcorn. La cosa migliore sono gli hot dog, sono buonissimi. Thank you.
Nikki, quale maglietta ti potrebbe piacere? Le mie grandi borse dello shopping ci stanno tutte. No. Ma la valigia no. Brava Mate. E in aereo non ci sta tutto, ragazzi. Bella questa, oggi vorrei essere come mio papà. Per me è questa. Adoro quella timida, quanto è pucciosa. È super pucci. Oh. Nikki, è ancora a posto nella borsa? Sì, tanto! Molto bene, non molto sono bene. Le scatoline! Le scatoline! Mini per Nikki e Mati e poi faremo un regalo ai cuginetti se non perdiamo le scatoline. Anche quella blu. Ragazzi, ho una triste notizia per voi. Non ci sono le taglie. Ma quanto è pucci! Guarda che c'è anche la lette. Com'è pucci la draghetta? Ti piace la draghetta? È proprio carina. Holly the Dragon. Io sono del team leoni e sguaino la mia spada. Cavalli d'argento. Dov'è il drago? Là là. Sì, ma... Io no... Hai trovato le taglie? Ciao, guardate. Guarda, c'è un pagliaccio, hai visto? Ti ho distratta. Questa è di Nikki. Zack! Salvata. È vero, anche lo scudo. Ma sarà lo scudo più bello. Due spade. Una vera e propria ninja. Si vede che hai fatto la giostra di Ninjago. No, 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 no. C'è anche la musica giusta. No, 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 no. E non so perché, ma stanno combattendo solo loro due. Non lo so. Ciao. No, mi seguono. Ale, io scappo. Questi stanno continuando a combattere. Vabbè, piacciono le cose di cartoneria. Oh, sono bellissime. Tra un po' comincia la scuola. Qui abbiamo la borsa per... Guarda, per chi va a scuola solo il giorno di Halloween. Può capitare. Lo zainetto che magari si appiccica a un altro zainetto. Pensa che bello. Può fare lo zaino più grande del mondo. Ma non avevamo finito con i vestiti, Ale? È il cappellino per l'anno prossimo. Ah, il cappellino per l'anno prossimo. Ti sta molto bene. Bene, BB8 per Matilde è promosso. Tu hai preso il cappellino? Sì. Quale? Ti faccio vedere. Fai vedere. Tuffati dentro. Questo. Il camerino. Ah, il camerino. Non guardate, ragazzi. Copriamo. Guardate Nicolò. È peloso. Vediamoti. Promossa. Ehi, hai scelto la taglia del tuo cappello. Forza, veloce, sì, muoviti. Sì, sì, l'ho scelta. Hai cambiato, mi piace quello. Così fate i gemelli. Sarebbe bene anche a me. L'avevo... Non ci vedo più niente. Guardate, vi faccio vedere una cosa bellissima. Per cui io farò molti occhi dolci. Questo Lego Ideas. Non è un Lego Ideas qualsiasi. No, è un classic, non è Ideas. Giusto, hai ragione. Tutti questi Lego mi hanno dato alla testa. O forse voi mi avete colpito troppo con le spade. Il bello. Ma lo metto ultimo. No, come ultimo, Mati. Ci sono due torce, mattoncino, e potete divertirvi a proiettare le costruzioni sul muro. A fare le ombre cinesi, costruire le storie. C'è una principessa. Questi invece, ecco. Questo set qua è pieno di pezzi trasparenti. Questo è tipo supermercato, vi manca un pezzo? Lo prendete, lo pesate sulla bilancia e lo portate a casa. E se volete rilassarvi, prova Mati, apri un colore a caso, ad esempio il giallo, brava. Ci metti la mano dentro. Più piccolo è, meglio è. Bravo Nikki, più piccolo è rilassante. Questo qua è il migliore. Ah, no, sentiamo il migliore. Ragazzi, una lunga discussione, quale sarà il migliore? Gli occhietti sono chiusi. Questo è il più puccioso, devo entrarci. Ah, si sente la pucciosità. Guardate occhietti. Il cuscino definitivo. Non è duro come mattoncini. Il ma cuscino morbido. Per te è giallo. È giallo. Adoro. Ma è bianco. Ma è giallo. Ma è bianco. Bianco. Ma è giallo. Qui si può costruire la propria minifigure. C'è Polpetta. Dov'è Polpetta? Subito. Fatemi andare. Occhio che io poi non so resistere. No. Io amo i gatti. Ale, facciamo gli occhioni dolci alla mamma. Mamma. Abbiamo già preso tante cose. Ma è vero, abbiamo preso cose per voi. Questo negozio è anche per noi. Giusto? Certo. Ovvio, perché quest'anno è già Natale. La ghirlanda. Brava, io vorrei la ghirlanda in Lego. Mi illumino dalla felicità. Due in uno, perché la metti sulla porta, sperando che nessuno ti prenda i pezzi. Come il calendario dell'avvento con le candele. No, butta dentro. Via, fatta. Ah, c'è anche la calza. Controlla se ci sono già dei regali dentro, Mati. Sai tu, magari. È un po' presto, ma... No, non c'è niente. No, è troppo presto, ragazzi. Dai, salutiamo Babbo Natale e Mamma Natale. Ciao, ci vediamo tra qualche mese. Ma andiamo ad una sezione a cui la mamma non saprà resistere. Ragazzi, benvenuti ad Hogwarts. C'è la nostra camera dei segreti, quella del nostro video. La scacchiera. E la scacchiera, ragazzi. Il sogno della mamma.
Il sogno della mamma. Brava Mate. C'è Voldemort. Non nominatelo. No, i costumi mattoncini. Immaginate anche questi se si incastrano. Stai assieme tutta la festa. Ecco, lascia. Apro la confezione spaziale. Non funziona. Quella della tazza è una mia grande tentazione. Starebbe bene sulla mia scrivania. Non è carina anche la borsa? È bellissima. Ma chi ha pagato? Ma dovevano pagare loro, con le spade. La vacanza è finita! Ma volano spade. Volano comunque spade. Cosa ti è piaciuto di più di Legoland? Allora. Le è piaciuto? Dove vai? Dove sta andando, ragazzi? Legoland molto tutto. Molto tutto. Difficile. È la tua giostra preferita, Mati? Allora, intanto allora andiamo a Nicolò. È un lungo elenco. Tutto di Legoland. Nicolò, dovete sapere, ragazzi, è stato anche il vincitore. C'è stato un concorso in hotel per la costruzione più bella, creativa di un dragone. E lui ha vinto. La sera si lascia lì la costruzione. A voi. E il giorno dopo anche Mati si viene premiati. Mm-hmm. E ha vinto una costruzione, ragazzi. Una costruzione hidden side. Ci sono. Qual lo era? Metto sul podio. Allora, stavo dicendo l'aquila. L'aquila, che è un carrello primo molto podio, veloce. Secondo podio. Secondo posto. Canoe. Che ci si slavazza. Io mi sono lavato tutti i jeans. Terzo. Unikitty. Oh. Bellissimo. Allora, primo aquila. Si sale e si scende. Secondo. Aspetta. Aspetta. Mati sta cercando per terra. L'aereo testa in giù, Unikitty. Ti è piaciuto? L'aereo terribile, ragazzi. Me l'ha fatto fare Nick. Dove sei? Secondo. Sì. Più per il coraggio dimostrato, diciamo. Boh, vado in terzo. E il secondo? La missione del ghiaccio. Bello, un altro super trenino. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! Cosa fai? Sto bevendo il ghiacciolo spada. Tranquilli, non è una vera spada, è un ghiacciolo a forma della mia spada. E non bevete le spade, ragazzi, ma iscrivetevi. E non assaggi più. Al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Che schifo, alla fine erano proprio le cazzo. Ciao!